nella parte finale della salita di Ponte Servi che ha permesso di involarla verso il titolo tricolore. Facciamolo sentire gli applausi. Comano Terme, campionessa d'Italia, Tone Sorgenti, secondo anno, Eleonora Camilla Gasparrini. Che arrivo per Eleonora Camilla Gasparrini, ma applausi, applausi anche a colei che va a conquistare la medaglia d'argento, una grande medaglia d'argento per una specialista del fuoristrada, Silvia Troncacigli Lucchini, lavorata per il terzo posto. Numero 15, Sonia Rossetti, Orinese, Lombardia. Terzo gradino del podio per la varesina della SC Orinese, Sonia Rossetti. Medaglia d'argento per la Valdostana, portacolori della Cigli Lucchini, Silvi Truc. Conquista il titolo di campionessa d'Italia 2016, Donne Esordienti, secondo anno, medaglia d'oro e maglia tricolore per Eleonora Camilla Gasparrini. Non è sacco in team, la piemontese è campionessa d'Italia alla sua terza vittoria stagionale, ha consegnato la maglia tricolore di Gino Micheletto, consigliere federale. È momento anche di consegnare la medaglia d'oro. Eleonora Camilla Gasparrini, Nonese, terza vittoria della stagione, ma questa maglia tricolore è davvero speciale. Sì, sono davvero contenta, era il mio sogno e si è avverato. Sappiamo che avevi preparato molto bene questo appuntamento, ci credevi in questa vittoria, raccontaci com'è andato soprattutto il finale. Sono partita a pochi metri dallo scollinamento della salita e ho cercato di non mollare fino all'arrivo, testa bassa e ce l'ho fatta. Dedica per questa maglia tricolore? Mio direttore sportivo Stefano e alla mia famiglia che mi è sempre vicina, sempre con me. Silvi Truc, ti abbiamo visto settimana scorsa vincere il campionato italiano di cross country a Lugagnano, oggi eri qui su quello su strada, un'altra grande prestazione, un secondo posto che immagino ti faccia comunque contenta. Sì, sono molto soddisfatta, non me l'aspettavo, anche se sapevo che era un percorso diciamo per me perché c'era la salita e volevo provarci comunque. Una grande prestazione la tua, una bella gioia per la tua squadra, la Cigli Lucchini. Da qui al proseguo della stagione dove ti vedremo ancora su strada, privilegierai la mountain bike? Sì, farò ancora qualche gara su strada e poi l'ultima gara di mountain bike, l'ultima Coppa Italia a Vermiglio. Sonia Rossetti, Società Ciclistica Orinese, ti abbiamo visto esultare sul traguardo per questo terzo posto, immagino una bella soddisfazione comunque. Sì, non pensavo neanche di arrivare sinceramente nelle 20 perché in salita ho sofferto molto e infatti poi ci siamo formate un gruppetto e in discesa siamo andate molto veloci e abbiamo ripreso le fuggitive che c'erano davanti. E poi in volata ho dato tutto quello che avevo e sono riuscita a raggiungere il terzo posto.